quella che è la tua esperienza, l'approccio, l'adozione e l'utilizzo dei social media nella pubblica amministrazione va a una velocità diversa rispetto alle aziende private? Senz'altro le marce sono diverse, dobbiamo mettere in evidenza almeno due elementi. Uno è che comunque anche nelle aziende private spesso la velocità non è tale come si vorrebbe pensare. L'amministrazione, prima di adeguarsi al cambiamento, deve fare i conti con uno scenario normativo che spesso è complesso, con dei problemi di competenze interne che spesso sono difficili da gestire, con un contesto complessivo di tipo culturale che è spesso molto molto complicato da eradicare. Per quel che riguarda invece l'approccio che stanno avendo i politici italiani ai social media, Il vero problema è che spesso, pur essendo online, non hanno la più pallida idea di cosa stanno facendo, nel senso che riportano su uno strumento nuovo che ha delle regole nuove e soprattutto si riferisce a un contesto completamente nuovo, riportano delle regole e delle modalità di comportamento che sono tipiche della gestione che fanno e che hanno fatto in passato degli strumenti mainstream. so che tu dirigi l'Associazione Italiana per l'Open Government e volevo chiedere appunto di spiegarmi esattamente di cosa si tratta e a che punto si è, diciamo, in Italia. L'associazione, ecco, ha l'obiettivo di incidere sull'amministrazione per aiutarla a rendersi conto del fatto che il mondo è cambiato e di conseguenza sono cambiate anche i rapporti e le relazioni tra il cittadino e l'amministrazione. Cittadino che non è più suddito e usufruttuario, diciamo così, di un sistema di servizi, ma è un interattore. E in primo luogo gli strumenti da mettere a disposizione sono strumenti conoscitivi. Di conseguenza, l'open government, il governo aperto, su cosa si basa? Sulla disponibilità di dati, quindi su quelle che vengono definite politiche di open data. Questo cosa consente di fare? Ai cittadini di conoscere la realtà dei fatti, la realtà delle informazioni che sono detenute dall'amministrazione. Le amministrazioni hanno una marea di dati, una quantità infinita di dati che sono chiusi in degli archivi, ma che sono stati pagati con le tasse dei cittadini e che appartengono ai cittadini. Pensa ad esempio alla rilevazione dei dati di inquinamento delle città, piuttosto che ai dati di costo delle ASL, piuttosto che alle performance degli istituti di formazione superiore, piuttosto che ai costi del comune. Open Data che oltretutto sviluppa anche meccanismi di collaborazione virtuosa tra impresa, amministrazione e cittadino, perché nel momento in cui il dato è liberato, questo dato può essere utilizzato anche da un'impresa che su quel dato può costruire un servizio. I servizi che possono essere sviluppati sono moltissimi. E questo è qualcosa che ci fa capire come il dato rappresenti l'infrastruttura per lo sviluppo di una serie di servizi che producono benessere, producono posti di lavoro, producono ricchezza e consapevolezza nel cittadino. Quindi, open government, da una parte come possibilità di sviluppo, dall'altra come reale porta verso un processo di democrazia più strutturato e più completo che oggi, grazie alle tecnologie, è possibile. Volevo sapere qual è la tua idea di e-learning e come pensi che si possa effettivamente portare un cambiamento, per esempio, nelle scuole. Dobbiamo ben differenziare alcuni ambiti. L'e-learning che si sviluppa in un contesto di formazione strutturata, penso quindi agli istituti superiori, ma anche l'e-learning che si può sviluppare nell'università, è l'e-learning che attiene l'aggiornamento professionale, quindi di chi già è uscito dal meccanismo dell'istruzione strutturata. Oggi la formazione è sempre meno strutturata e passa sempre di più attraverso logiche di social networking che fanno del professionista inserito in un network di professionisti che si mettono in contatto reciproco tra di loro, come anche semplicemente leggendo gli uni i blog degli altri. Nel momento in cui leggo il tuo blog sul social commerce, sto formandomi su questo tema. Nel momento in cui metto un commento, sto formandomi su questo tema. E questo processo di formazione destrutturata, collaborativa, è il contraltare ai processi destrutturati e strutturanti di costruzione condivisa della conoscenza, rappresenta la vera novità. Oggi i social network rappresentano una nuova modalità attraverso la quale fare formazione. Se questo discorso invece lo riportiamo alla formazione, come dire, della scuola dell'obbligo, vediamo che il problema si fa ancora più complesso. Perché? Perché i nostri studenti padroneggiano strumenti che i docenti non conoscono. E questo cambia naturalmente le modalità attraverso le quali, da una parte, la formazione viene fatta, la formazione scolastica viene fatta, dall'altra, il modo nella quale viene fruita. La comunicazione aziendale tradizionale può riversarsi, diciamo, in maniera analoga sui social media o effettivamente bisogna trovare un nuovo modello?
per fare comunicazione sui social media. Direi che la ricerca di nuovi modelli ormai è un dato consolidato, non è pensabile fare comunicazione attraverso i social media utilizzando le stesse logiche, le stesse dinamiche della comunicazione tradizionale, che oggi la comunicazione che passa per i cluster è una comunicazione destinata a vedere l'azienda che vuole muoversi in questa direzione come un'azienda che si trova su un pulpito a parlare su una piazza vuota, mentre le persone stanno divertendosi tutte quante in un rave party da un'altra parte. Queste altre parti sono i social network, dove le aziende devono acquisire la capacità di muoversi e spostarsi per sviluppare processi relazionali che di fatto non attengono alle modalità di comunicazione strutturata alle quali sono abituate. Quali sono i maggiori dubbi che le aziende hanno nello sviluppo ed integrazione di nuove strategie commerciali? In primo luogo, quello relativo al fatto che le aziende si rendono conto di non aver più in esclusiva il pallino della gestione del rapporto. Poi ovviamente il dubbio rappresenta il fatto che l'utente che partecipa della costruzione della strategia è un utente che dice la sua, e nel momento in cui dice la sua può non essere esattamente piacevole per l'azienda ascoltarlo. Molto più complessa quella che una volta si chiamava comunicazione di crisi e che oggi invece è semplicemente una dinamica conversazionale. Diciamo che quello che forse è il dubbio più grande è quello relativo al fatto che si passa dalla comunicazione alla conversazione. Per quale motivo, le aziende sono così reticenti a cercare innovazione e cercare soluzioni per quelli che sono i problemi più comuni, sia dal punto di vista della comunicazione che altri, nella ricerca scientifica? L'innovazione è quella che viene definita una funzione di rottura nell'ambito della struttura aziendale, che passare da un modello di business che conosco ad un modello di business che non conosco mi sottopone a un coefficiente di rischio che va gestito. Sviluppare un nuovo prodotto vuol dire inserirsi in un contesto che non conosco, vuol dire rinnovarsi, vuol dire cambiare. Il cambiamento non sempre viene percepito come facile, come attraente, come gestibile senza troppi danni.